La mostra Il mare e il cielo, Pino Pascali e Luigi Ghirri, è sicuramente una mostra evento per la Puglia e sicuramente anche è la mostra più importante che il Museo Pascali ha fatto sinora. Sono due opere importantissime del secondo Novecento italiano messe a confronto in un dialogo direi molto emotivo e davvero emozionante per chi viene ed entra nelle sale del museo. Questa prima tappa della mostra Paesaggio Contemporaneo mette a confronto due opere del fotografo Luigi Ghirri e dell'artista Pino Pascali. Entrambi guardano il paesaggio naturale, il cielo e il mare. Ma la domanda sottesa alla mostra è: qual è la funzione dell'arte e della fotografia nei confronti del paesaggio nel momento in cui la funzione mimetica, si è risolta? Se la fotografia e l'arte non assolvono più ad una funzione realistica, qual è il loro nuovo compito? Beh, nelle opere esposte, abbiamo delle risposte. Si tratta infatti non di imitazioni, non di rappresentazioni del cielo e del mare, ma di invenzioni. Le opere vengono da due istituzioni italiane, dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, dalla GNAM, il mare di Pascali, mentre l'infinito, il cielo di Ghirri, viene dal CSAC di Parma. È curata da me e da Anna Delia in collaborazione proprio con queste due istituzioni, con le quali abbiamo anche curato il restauro delle due opere. Il cielo di Luigi Ghirri e il mare di Pino Pascali hanno in comune molte analogie. Intanto entrambi adoperano nei confronti del paesaggio naturale una sorta di griglia all'interno della quale collocano frammenti del paesaggio, perché si rendono conto che sia la fotografia che l'arte possono solamente assolvere ad una funzione correttiva, misuratrice nei confronti della natura, riportando l'immensità del mare e del cielo ad una misura umana. Ghirri ha sempre dichiarato di non amare le fotografie della natura perché nel tentativo di raccogliere l'elemento naturale ha sempre visto un elemento in contraddizione con il linguaggio fotografico che è frammentario. Nel momento in cui decide di fotografare il cielo, lo riprende ogni giorno, scattando 365 fotografie per tutta la durata di un anno. Poi monta queste immagini all'interno di una struttura, che, non rispetta più l'ordine cronologico delle fotografie, ma ricostruisce una nuova narrazione. Lo stesso procedimento adopera Pascali rimpicciolendo il mare e rinchiudendolo all'interno di 30 vasche del diametro di 1 metro per 1 metro circa ciascuno.